Oggi sono arrivato nella città giapponese di Hamamatsu e appena sono sceso dal treno e entrato in stazione ho subito notato diversi negozi che vendevano anguille e prodotti derivati dalle anguille. L'anguilla qui in questa zona del Giappone è un piatto tipico e particolarmente apprezzato e fra le varie cose strane che vendono, ce ne sono veramente tante, ho deciso di prendere uno snack un po' particolare per provarlo e anche per mostrarvelo. Allora, eccole qua, patatine al gusto anguilla. Sono una cosa decisamente particolare che non ho mai mangiato, però premetto che l'anguilla alla giapponese a me piace tantissimo, quindi se il gusto di queste patatine assomiglia anche vagamente al gusto dell'unagi, che significa appunto anguilla, sicuramente mi piaceranno. Vediamo un po'. Buone, buone, buone. Hanno un leggero aroma di unagi, appena appena, proprio leggero, quindi non è che si senta proprio il gusto dell'anguilla, eh. Però devo dire veramente buone. Approfitto di questo video per dirvi che il mio viaggio di tutte e 47 le prefetture giapponesi sta proseguendo molto bene e sto anche realizzando tanto materiale per YouTube. Quindi vi invito a seguire la serie di video che sto pubblicando e che pubblicherò nelle prossime settimane perché sto visitando dei luoghi veramente spettacolari che escono completamente fuori dagli itinerari classici turistici giapponesi, quindi vi farò vedere tantissime piccole città, villaggi, zone semi-deserte, semi-abbandonate, zone industriali, zone agricole, vi farò vedere un sacco di spaccati della realtà giapponese. Mi raccomando, seguite anche la mia pagina Facebook perché è lì che pubblico tutte quante le fotografie e gli aggiornamenti del mio viaggio in tempo reale. Con questo io vi saluto, le patatine all'anguilla molto buone, ve le consiglio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!